Il 4 luglio sarà anche ricordato come il giorno dell'indipendenza di Martinsicuro. La città trentina ha smesso ieri di essere un satellite della movida san benedettese o albense, si è affrancata dalla condizione di suddita e addirittura ha sferrato un attacco frontale vicini di casa. Da ieri sera, infatti, Martinsicuro è il suo polo del divertimento, lo Smilas. Il locale franchising del celebre showman ha aperto battenti con un concerto live del mitico Umbertone Nazionale e con l'ospitata del romanaccio Maurizio Mattioli, attore dall'impareggiabile verve comica. Smilas Nemesi si è dimostrato persona simpatica alla mano, capace di conquistare i favori di chiunque abbia avuto a che fare con lui, amministrazione compresa. Niente musica assordante né spazi angusti per lo Smilas di Martinsicuro, locale che ha portato una ventata di novità nella Riviera delle Palme. Circondato da una colorata e florida vegetazione e a due passi dall'Adriatico, Smilas ha regalato un medley di musica ballabile e gradevole che ha coinvolto nelle danze anche gli amministratori trentini. Lavoro, ha detto lo showman veneto, nel mondo cosiddetto della superficialità, ma la gente, dopo lunghe e difficili giornate, ha solo bisogno di divertirsi.